didn't even get to run. Ciao a tutti ragazzi e bentornati, sono Once e sono qui con il solito immancabile Canos. Ciao a tutti, episodio numero 4 del Top 5 Plays. Cominciamo dalla quinta posizione con By X Pepe 25 che prende il suo vendetta di Predit e comincia a far passare una pessima giornata alla squadra avversaria che tenta di prendere le pesanti ma non ci riesce. Altro siamo arrivati a 4 kill, ma attenzione la rianima Not Today. 4 headshot. Nel frattempo fa anche due taglie e completa la streak con altre due uccisioni e fanno 6 kill di vendetta di Predit. 5, li ho contati, 5 headshot su 6. 5 headshot su 6. Bravo Beppe, bravo Beppe. Alcuni lo chiamerebbero camper, ma in realtà sta controllando tatticamente la zona. Alla posizione numero 4 troviamo una vecchia conoscenza, Eucromage con vendetta di Predit. Inizia headshot quickscope, un altro headshot un po' a caso ma riesce a farlo. Col mirino tattico lui. Siamo su rissa, vuole segnare terzo headshot della partita, finisce la partita vince. Ma attenzione, non finisce qua. Drag shot headshot. Così. Mamma mia. Che riflessi. Predit va di moda, cazzo. Siamo arrivati al podio di questo quarto episodio di Top 5 con Climax Spa che ha il Menzogna, arma molto simpatica ai giocatori di Destiny. Comincia la sua streak con due tanto kill amata, tanto di arma. Esatto, terza uccisione, quarta uccisione, blocca una pistola d'oro e la quinta pure, blocca un'altra super, due super bloccate. Attenzione a questo ragazzo che non vuole farvi usare le super. Altra uccisione e un'altra uccisione, sempre dalla solita gittata. Da notare la tecnica pompa più corpo a corpo. Esatto, la gittata del Menzogna è molto modesta, infatti prende giocatori da 5 metri. Continua la streak e il giocatore ha appena preso le pesanti, ma lui ce la fa lo stesso e lo uccide. Poveretto, sarà grande errore non avere i razzi che esplodono prima del bersaglio in PvP. Esatto, raga. E cominciamo con la super lama danzante. 2 implacabile, 10. Esatto, siamo 11. A 10 uccisioni, 11. E cerca di inseguire questo titano che salta in aria, cerca di sfuggire alla Menzogna, lì in effetti è troppo lontano, ma lo uccide poco prima di essere ucciso a sua volta. Doppia la super bloccata qua nel replay. Doppia super bloccata, notevole. Pizzeria. Medaglia d'argento per Ferocito. Attenzione a questo ragazzo che ci farà 17 kill in meno di un minuto. Inferocito di nome e con di una fatto. Granata alla super caricata. Da notare che questo ragazzo difende le bandiere, gioca per l'obiettivo. Bravo, bravo. Io approvo questo stile di gioco. Anche siamo a 4 kill direi. Sì. Recupera pesanti con pompa. E passa fame di crota. Fame di crota, si riconosce dal mirino. Spara al razzo, una kill, doppia. Due kill. Easy. Inferocito di nome di fatto. Attenzione, va su A, sempre a difendere le bandiere, a giocare per l'obiettivo. Grandissimo. Multi strumento Mida. Una kill facile, questo non aveva idea di quello che stava succedendo. Attenzione, super caricata. Una super, non ci prova, ma fail. Fail totale. Ha difeso una sua tre bandiere, come sempre adesso. A difendere le bandiere. Super. Attenzione, gira l'angolo e uno, fa il jackpot. Due, tre. E 4. Siamo a 16 uccisioni. Poi arriva il titano, basta. Arriva la lo uccide, ma lui si vendica post mortem. Torniamo su Rissa con il primo posto, con un'altra vecchia conoscenza di questa serie, Akulasn, che non si risparmia certo per quanto riguarda la qualità delle sue clip, che ha cominciato con un corpo a corpo headshot, e prosegue beach. Con un headshot di lancia di Aphrodite e un altro headshot sempre di lancia. Attenzione, siamo a final round, andiamo a sottolineare. Sì, a final round lo scoprirete tra poco, esattamente quando troverà questo ragazzo che si beccherà un colpo al corpo. Final round che va molto di moda su queste lance. Prosegue verso le pesanti la sua streak e trova questo cacciatore invisibile che si era acquattato per aspettarle e cerca di difendere le pesanti da quest'altro cacciatore ottenendo la super e uccidendolo. Ma attenzione, vede un altro puntino rosso tutti sulla mappa pesanti, e lo uccide. Lui dice le no, pesanti sono rissa. Mie. E se le prende. Continua con la sua mitragliatrice contro ogni pronostico. Sembra, esatto, contro ogni uccide, pronostico. Ne uccide uno, ne uccide due. Siamo quasi arrivati alle 10 uccisioni, a serie di 10 uccisioni. Continua a fare il giro di tutta la mappa e ne uccide un altro, arrivando alle 10 uccisioni, per poi
concluda con una granata in grande stile. Bravissimo Akulasne, complimenti davvero. Aspetta la kill, si ferma, aspetta la kill. Guardate questi colpi con la lancia. Cool guys, don't look at explosion. Pazzesco, fantastico. Leggendario. Grazie per essere rimasti con noi fino alla fine, ragazzi. Per partecipare al prossimo episodio non dimenticate di mandare la numberescape@gmail.com. E se vi va di leggere la descrizione trovate tutti i ringraziamenti oltre ai link ai nostri canali. Bella! Ciao!